travede campagna. Vero lì si cura un mo' per i stravei, come una volta, a pegliut in dirungget, a prisma odur da viada e da mei, saltà su e giù dalla spunda del caret. Vero lì si strappà broc de rubina per trua la furcella del tirassas, spetta scià per i camp sciot de pulina e pestà sulla scena i margarasci. Vero lì si domà, ma se può più, torna indre con tel tem sui bei sente profumato dur da giusci e da rue. Senza resum, se continuo a far su, e saron la perduta la campagna, che sparì coi rubin in id del cucù. Questa bella poesia di Giuseppe Radice l'abbiamo voluta introdurre per dire che siamo davvero lieti. È sempre un'emozione essere qui in questa bella sala, così gremita come stasera, e quindi lieti di dare il benvenuto a tutti voi, salutare le personalità presenti, la stampa, le diverse associazioni. Vedo anche, ha già iniziato le riprese, la web TV di Piero da Saronno, che porterà le nostre immagini anche oltre i confini, non solo regionali ma anche nazionali. E quindi il più cordiale saluto a tutti voi intervenuti, e poi un saluto speciale come sempre al nostro primo cittadino, al sindaco, e un grazie di essere intervenuto a Luciano Porro. Vi siete chiesti, sì oppure no, come mai l'introduzione è avvenuta con la poesia Stravei de Campagna? È una delle oltre 200 poesie contenute in questo bellissimo e ricchissimo libro. È il nuovo libro, è il 32esimo di Giuseppe Radice, dal titolo Ritorno nei campi, che siamo qui a presentare. E la poesia Stravei, percorrendo con la memoria quelle stradine, quelle stradelle di campagna, ci aiutano un po' a ripercorrere con la mente, con la memoria, e quelle stradine, e ci aiutano ad addentrarci nel tema della serata e del libro soprattutto. Presentiamo e ringraziamo i relatori: Alessandro Carugati, Enrica Rossi, nonché l'autore del libro, Giuseppe Radice. Diciamo inoltre che con la presentazione del libro di questa sera si apre l'iniziativa comunale di grande interesse C'era una volta agricoltura e campagna a Saronno, che noi vediamo sui manifestoni esposti un po' dovunque e anche qui. Ma poi questa iniziativa, che durerà sino al 3 novembre con importanti momenti che avremo poi modo di ricordare, di rammentare, di presentare prima del termine della serata. Ma ora vogliamo entrare nel libro. Ritorno nei campi, Saronno e la vita contadina fra 800 e 900, poesie e chiose, cascine e strade campestri, proverbi e parole del contadino e curiosità. E queste sono tutte le cose descritte nelle oltre 400 pagine del libro, del cui contenuto poi ci parleranno i relatori e l'autore stesso. Io mi limiterò perciò alle note introduttive. Parecchi di voi hanno già acquistato il libro, quindi possono seguire anche loro. Il prologo è stato scritto da Massimo Galli, presidente della Cooperativa Culturale Agricola di Cassina Ferrara, la prefazione Enrica Rossi e l'introduzione l'autore. C'è una tavola particolare nel libro, che sono il disegno e la pittura,
e devo dire che sono tutte opere di pittori saronnesi che riteniamo meritevoli di citazione. Sarebbe un errore, un'ingiustizia non citarli. E sono Carlo Banfi, Piero Bernasconi, Gigi Biffi, Contardo Brivio, Alessandro Carugati, Giuseppe Domignoni, Antonio Guzzetti, Pietro Guzzetti, Francesco Marangelli, Ernesto Monti, Minuccia Parma, Giovanni Rossi, Napoleone Saltarelli, Vanni Saltarelli, Mario Scianca, Andrea Sgarzi e Giovanni Vanzulli. La copertina è bellissima, l'avrete già notata anche voi, è la Narcisata, è del pittore saronnese Piero Bernasconi. Beh, la Narcisata ci mette davvero, a tutti noi, a quelli che hanno i capelli bianchi come me soprattutto, tanta nostalgia, no? Quando andavamo al Pian del Tivano a fare le Narcisate, quindi ci ricordiamo quei momenti. Oggi non si possono più neanche raccogliere, no? Giustamente. Proseguiamo per la pubblicazione di questo volume. I ringraziamenti non possiamo mancare con quelli. La Cooperativa Culturale Agricola di Cassina Ferrara, Cooperativa Popolare Saronnese di Saronno, aggiungiamo la città perché non è solo Saronno che ha collaborato e contribuito a questo libro. L'amministrazione comunale di Saronno, Associazione Commercianti di Saronno, Banca Popolare di Bergamo, Agenzia di Saronno, BPM Private Banking Saronno, Cortellezzi Saronno, la Focris Saronno, e alla quale esprimiamo la nostra gratitudine per la messa a disposizione di questa bella sala, Gianconato Impianti, Rovello Porro, Mercato Contadino di Saronno, Saldema Saronno e Special Vetro Serramenti Solaro. Per l'arredamento floreale, l'addobbo floreale, le acace di Lattuada. L'avete già acquistato in tanti il libro questa sera e il ricavato della distribuzione del volume sarà interamente destinato alla Conferenza Femminile San Vincenzo De Paoli e alla mensa per i bisognosi Amici di Betania Onlus. Avrete già visto quindi che l'avete pagato 12 euro in promozione per la serata e poi invece in libreria e dopo e oltre saranno 15 euro. È un libro che ha il suo costo, tra l'altro, ma poi pensare a chi va, dove va, a chi viene destinato il ricavato, insomma, ecco. Dedica particolare dell'autore è a Nino Villa, saronnese di Cassina Ferrara, amico inobliabile, maestro insostituibile nella scuola e nella vita. Un altro particolare da citare, però, tra poco, vedendo l'assegnazione del ricavato, mi fa venire in mente un'altra cosa che ritengo significativa e importante. Tra poco vi chiederò un applauso per un compleanno. Quante cose sono cambiate a Saronno dal 1913? L'ambiente cittadino, quello della campagna circostante, il modo di lavorare e di vivere. Quante altre cose continuano più o meno uguali da allora? La laboriosità dei cittadini, il senso di appartenenza alla città, l'attenzione ai bisognosi e altre tipicità che continuano a identificare una radice, un modo profondo di essere saronnesi. E tra queste continuità chi c'è? E qui arriviamo all'applauso, al compleanno. C'è la Conferenza San Vincenzo che si appresta a ricordare il 100° compleanno e a Saronno dal 1913 quest'anno è il suo 100° compleanno. Chiedo un applauso per la San Vincenzo. E un applauso a Giuseppe Radice per questo bellissimo regalo di compleanno, il ricavato della vendita del libro. Ed ora chiedo ancora un attimo di pazienza, forse un paio di minuti, perché credo per introdurre alla grande il libro dovrei chiedervi 2 minuti in più, perché vado a leggere il risvolto
di copertina. Perché? Perché contiene delle riflessioni dell'autore che riescono a creare a noi che lo ascoltiamo un'immagine poetico-artistica, oltre a dare necessari chiarimenti sul contenuto. La terra, la canzone, la poesia. Non so se andare oggi per i campi significhi rivivere con dolcezza cose lontane, intrise della tenerezza e della nostalgia dei tempi che furono. Ciò che so per certo è che i giovani, ed anche i meno giovani, desiderosi di rituffarsi nell'afflato della natura come d'incanto, ritrovino se stessi nel ripercorrere il tempo magico della loro fanciullezza. Magari evocando la figura del paesan, il contadino, che si alzava di buon mattino, condannato a trascorrere giornate massacranti con cavallo e carretto, a visitare i piccoli paesi, intrattenendosi nei cortili sterrati o di selciato, con nugoli di massaie chiassosi e non facili da gestire, prima di rincasare a notte fonda, sdraiato come un cadavere sul postiglione. Sopraffatto dalla fatica, si consegnava così alle energie e alla memoria straordinaria del proprio quadrupede, del cui padrone ne conosceva la strada e il portone di casa. È la musica della vita contadina che scuote l'anima di ciascuno di noi e che senza indugio guizza tra i campi e risplende anche nei reverberi. Così ci prende per mano e ci porta a sognare là per i campi, sospesi come favole nel vento, tra terra e cielo, in compagnia della propria solitudine. Quella solitudine talvolta molto desiderata, cercata e infine ritrovata. Alcune pagine o vocaboli del dialetto di casa nostra che troviamo nel libro, volutamente intercalate al confronto con la lingua madre, si riveleranno ardue alla traducibilità, anche se espressioni del tutto insostituibili, specie se raffrontate col periodo preso in esame, vale a dire l'8-900. Parole uniche che rappresentano lo spaccato della lingua dialettale appartenente al paesan, a cominciare dai suoi proverbi, per poi finire alle sue tipiche parole. Per facilitare il lettore abbiamo provveduto a tradurre il dialetto in lingua madre. Lo scrittore Antonio Piromalli, commentando la poesia Arano di Giovanni Pascoli, che troviamo nella quarta di copertina, scrive: «Il poeta ha colto l'attività umana in un accordo perfetto con la natura e anche gli uccelli sembrano con gaudere dei futuri frutti della campagna. Il momento spirituale del poeta è la sua gioia per l'aratura e l'attività che si svolge nei campi ed egli contempla con suprema perfezione estetica il muoversi degli uomini e degli animali tra i solchi, mentre la nebbia mattinale fuma lievemente dalle fratte e nell'aria vola il canto degli uccelli. La fusione del paesaggio è interiormente attuata a quei versi, possono citarsi come un documento del sentimento della natura che il Pascoli aveva e dell'immediatezza delle impressioni visive e uditive che la sua arte può suscitare. Nel concludere questa breve riflessione sulle straordinarie bellezze che ci regala la natura e la vita dei campi e che scopriamo sempre più affascinanti giorno dopo giorno, desideriamo citare alcuni versi che non possono che essere frammenti di ispirazione poetica del grande cantautore bolognese Lucio Dalla. Egli, con le sue parole, le sue musiche, le sue canzoni, ha certamente segnato una buona parte del tempo artistico che stiamo vivendo. Lucio ci ha consegnato, assieme alla sua creatività, un breve componimento che appartiene al fascino della natura. Versi che desideriamo riportare come se rappresentassero un inno alla terra, alla canzone, alla poesia,
rondine è la canzone e insieme la poesia. Così dice: vorrei girare il cielo come le rondini e ogni tanto fermarmi qua e là, avere il nido sotto i tetti al fresco dei portici e come loro, quando è la sera, chiudere gli occhi con semplicità. L'autore, Giuseppe Radice. Ed ora diamo la parola all'Alessandro Carugati. Ho detto, esordisco con una domanda. Quanti libri ha scritto il nostro Giuseppe Radice a partire dall'ormai lontano 1976? 30, più di 30? Non ha nessuna importanza. Non indaghiamo. 1976, siamo in pieno secolo XX. Sembra ieri e invece sono passati circa quasi 40 anni, pensate un po'. E quanti fatti, avvenimenti sono successi in 40 anni? Quanta acqua è passata sotto i ponti del nostro torrente Lura? Ne cito qualcuno, l'ospedale è diventato ospedale generale provinciale, adesso non lo è più. I tempi veramente cambiano continuamente. Muore Monsignor Antonio Benetti. Saronno ha una piscina comunale. Saronno aiuta i terremotati di Magnano in Riviera. Il Lura straripa e allaga i quartieri di Via Volta. Questi sono alcuni, proprio uno spizzico di quello che è avvenuto negli anni 70. Dicevo che il Lura dunque è corso sotto i ponti e si è portato via un'altra volta un pezzo di Saronno. Che Giuseppe Radice ha cercato in tutti i modi di recuperare attraverso sia i ricordi personali, oppure ricorrendo a quelli di persone di età oramai in fase assai avanzata. Ora ci sottopone un perentorio ritorno nei campi. Sembra un anacronismo quando noi attorno sentiamo altri discorsi, altre questioni. Cioè si parla d'altro, non si parla più di campi, di terra. Come proprio se i campi non esistessero più, fossero un cimelio preistorico, sopravvissuto chissà come. Saronno nel frattempo, come è già stato anche ricordato, ha cambiato pelle, ha cambiato volto. È stato una Saronno contadina, ma accanto, diciamo così, a questa attività contadina c'è stata un'attività intensa industriale, ma anche quella è scomparsa ed è subentrato un altro modo di concepire la vita. Ma la terra e tutto ciò che è attorno così produce vive in Giuseppe Radice per merito suo e hanno tutto questo ha preso, diciamo così, l'aspetto quasi di una saga in cui storia, usi, costumi sono stati abilmente mescolati e amalgamati. Ma davanti a tutto e a tutti dobbiamo mettere la gente, che quella è, diciamo così, il motore
di questa saga. Tanta gente non altolocata, non acculturata, non titolata, non tanto fortunata, inesorabilmente legata alla terra e ai suoi stili stagionali, cicli stagionali, che ha rispettato riconoscendo in essa la madre e non la matrigna. C'è un proverbio che dice che la lingua batte dove il dente duole, e Giuseppe Radice, per esorcizzare il dolore, si è messo a raccontare cose dell'altro mondo. Una volta incominciata l'avventura, cosa fare? Andare avanti, continuare, desistere, piantarli tutto, baracca e burattini? Se l'avesse fatto dopo il 1977, cioè dopo la prima esperienza, sicuramente sarebbe andato in crisi. Avrebbe avuto il rimorso di sciupare un'occasione di celebrare non tanto i limiti e i difetti, bensì i pregi di una Saronno viva e coerente a sua volta con un suo passato. La Saronno dell'Ottocento aveva un passato dietro le spalle, basta guardare in giro, basta guardare le chiese, per esempio, il santuario San Francesco. Dunque la vita contadina anche da noi ha lasciato dei solchi profondi, un po' dovunque, e Giuseppe Radice si è messo a inseguirli, a percorrerli, quasi a voler risalire fin dove noi sono le nostre origini. Tutto questo è comportato una fatica, quella del narrare, consapevole ed esigente. Il medesimo sorvolato sul prezzo di questo suo impegno, acquistando, secondo me, qualche merito in più. Dunque nel 1976 vennero alla luce Manciate di terra. Già, la terra, non quella che noi calpestiamo tutti i giorni, no? Bensì quella da cui noi proveniamo. Giuseppe ha provato a risalire sino ad essa, e alla quale, malgrado tutto, continuamente facciamo riferimento. Ecco il vero motivo ispiratore della fatica storico-letteraria e poetica di Giuseppe Radice. Dalle manciate di terra in seguito è defluito un fiume di rimandi, alquanto suggestivi, di sollecitazioni, a rivedere il nostro passato per capire da dove noi veniamo e dove noi siamo diretti, per cui di libro in libro sono scaturiti degli scritti sempre più importanti. Pensiamo al mercato di Saronno nella storia e nella poesia. Saronno, la vita contadina fra 800 e 900. Pensiamo a Saronno da ricordare, alla trilogia Saronno in dialetto, canzoni di contrada, eccetera, eccetera, fino a che cosa? Fino al parto ultimo, cioè il ritorno nei campi. Ecco il tarlo della terra che si è insinuato nell'animo e nella mente di Giuseppe Radice, che continua, per così dire, a tormentarlo, a spingerlo a dire tante cose che Saronno custodisce, direi anche con una certa gelosia. Quindi è inutile nascondercelo. Saronno, prima di essere quella che è questa sera, no? Che noi siamo qui a testimoniare, è stata una Saronno contadina. Quindi ha svolto la sua vita sui ritmi delle stagioni che ponevano le condizioni di ciò che bisognava fare o non fare, soprattutto nei campi, sulla cui presenza Saronno viveva, accanto, ben intesi, ad altre attività che hanno proprio contraddistinto poi la nostra città. Per cui il libro che viene posto alla nostra attenzione questa sera viene presentato assieme ai precedenti come potrebbe essere un altro prezioso capitolo della saga di cui ho detto prima. E il racconto dell'andare per strade campestri e cascine, di riappropriarsi dei proverbi e del lessico contadino, dell'apporto di alcune tesi universitario, rappresenta un ulteriore sforzo per ridare, magari anche rimpiangerli, certi valori come medaglie al merito
mai, per la verità, attribuite a coloro che sono stati gli oscuri protagonisti di un passato che non va né snobbato né dimenticato. Ora noi ci troviamo tra le mani un insieme di tanti aspetti che riguardano Saronno e che la documentano, e fatto insolito anche attraverso la poesia. Una poesia che sa di cielo e di terra lombardi. Il primo è incomparabilmente bello come quello che assomiglia al cielo avuto in questi giorni. La seconda forse l'abbiamo un po' maltrattata, ma ci ha messo una pezza, il poeta, che vi accolgo ancora tutta la fragranza di un tempo e ce ne ha fatto dono. E con i tempi che corrono, in cui tutto viene relativizzato, non è cosa da poco. Grazie ad Alessandro Carugati, ed ora la parola a Enrica Rossi. Buonasera a tutti. Continuando sulla lunga strada che Giuseppe Radice ha già percorso con gli altri libri di argomento saronnese, e a conclusione della trilogia che aveva iniziato con Il mercato di Saronno e proseguita con Canzoni di Contrada, Il ritorno dei campi, il suo libro Ritorno nei campi, esprime tutte le gradazioni del profondo e quasi religioso amore verso l'ambiente contadino tradizionale di Saronno, un ambiente che egli ha potuto conoscere e vivere e di cui mantiene ricordi freschi e indimenticabili. Con un viaggio nel passato, tutte le poesie manifestano nostalgia e attaccamento per questo microcosmo e per i suoi personaggi. Un vero e proprio, come si suole dire, paesaggio dell'anima. La terra saronnese non è certo una campagna fertile e irrigua come la pianura a sud di Milano. È per sua costituzione abbastanza arida, tranne nei punti favoriti dal passaggio del torrente Lura o raggiunti dall'acqua per mezzo di canalizzazioni e qualche risorgiva, qualche fontanile. In più, il suolo ghiaioso è intercalato da vene d'argilla, che già anticamente erano state sfruttate nelle fornaci. Eppure, anche in questa località sono sempre stati prodotti buoni raccolti, grazie all'intervento dell'uomo che qui ha dovuto faticare ancora di più. La campagna di un tempo era tutta lavorata a mano dal contadino, una dura faticata che al misero agricoltore portava ingiustamente scarse soddisfazioni e paghe da fame. Tanto lavorare e sudare dall'alba fino a sera sono bene rappresentate nelle poesie del libro Ritorno ai campi. Tra queste ricordo l'Oli de Gundet, La terra le bassa, Paysan, e comunque molte altre della raccolta. Nell'attività agricola erano coinvolti tutti, anche i figli minori, come ricorda la poesia sulla sponda del carretto, ossia sulla sponda del carretto che trasportava i ragazzi nei campi dove i genitori erano intenti al loro lavoro già dalle prime ore del mattino. Il contadino era fortunato se con la sua famiglia poteva rimanere nell'abitazione agricola alla cascina a passare l'inverno, ma senza paga, sperando di riavere il lavoro l'annata successiva, con l'aiuto della provvidenza in cui credeva. In diversi punti Radice ricorda le numerose cascine di Saronno, distribuite su tutto il territorio del borgo e nella campagna, in gran parte abbattute e trasformate a partire dagli anni 50 del secolo scorso. Tra queste fa emergere la villuccia, ancora oggi esistente, ben visibile, che dall'autore è rappresentata come un vero e proprio monumento e affettuosamente paragonata al Duomo di Milano per quanto rappresenta simbolicamente per Saronno. Le cascine, o meglio cassine, nella località di Saronno esistono già dal Medioevo, quando il contado era la principale fonte di approvvigionamento per la città. In questi contesti abitativi si sono sviluppati gli usi
la mentalità e la socialità dei contadini paesani, prima del graduale passaggio dell'economia locale all'industrializzazione. E per questo sono soggetto frequente di molte poesie e motivo di rimpianto per Giuseppe Radice, che ricorda tra le altre le cassine del Bif e del Beghè, la Paolina, quelle di Sant'Antonio Abate, del Negrette e di Strafossato. Ne rappresenta la vita degli abitanti in tutte le loro attività, di cui tutti si sobbarcano la pesantezza. Le donne sono raffigurate sempre al lavoro, anche nei momenti per così dire liberi, quando stanno sedute sulla soglia delle loro abitazioni di cortile, sveltissime nello sferuzzare lavori a maglia, scalfite, scial, quasi si trattasse di un lavoro industriale. Agli attrezzi agricoli Giuseppe dedica molti pensieri poetici. Infatti sono i compagni inseparabili del contadino, partecipi in modo indissolubile della sua vita e delle sue attività. Ed eccone alcuni di quelli che il poeta ricorda. Il contadino adopera la scorba per spargere le sementi dei solchi arati, la ranza per tagliare il fieno passo passo, anche quando batte il sole cocente, è ricordata la ranza del Minel in una sua poesia. Il forcone per girare il fieno e farlo seccare ben bene. E poi tra gli attrezzi non mancano mai la gerla, che è stracolma e svuotata sul fienile, il sedaz o setaccio per dividere la crusca dalla farina bianca e sottile, il segurin o piccola spurez per spaccare in due il ceppo troppo grosso, il seghez o falcetto per rasare le biade o falciare i piccoli pendii lungo i fossi. Ma la fatica vera è quella di usare la vanga e il badile. E i calli si formano non solo sulle mani, ma anche sul firun o schiena. E poi si usano la pietra cote per affilare gli attrezzi, la missura e missurin, la zappa e il sapin, e per arare la scileria, arattro particolare spinto da cavalli o buoi o vacche. Tanta fatica che in agricoltura oggi non si affronta più, perché tutto è meccanizzato, non occorrono più le bestie per arare, sacchiare, concimare. Per ottenere il profitto a oltranza si diventa responsabili di manifestazioni naturali, come ad esempio l'estinzione di animali e insetti, tra i quali le api, oggi colpite da una pericolosa moria. E sul tema delle api non manca in questo libro una poesia ad hoc, dedicata a un apicoltore, i Bisuni del Gendarmerina. Nelle poesie di Giuseppe Radice abbondano i riferimenti ai piccoli insetti che popolano la campagna, considerati con uno sguardo stupito e ammirato di fresca curiosità, proprio di un bambino. Addirittura l'autore esprime il desiderio di immedesimarsi in uno di questi esserini, come in campagna antica, dove aspira a diventare una piccola formica in visita a una casa di paesani. E poi, cosa ancora estratto dallo scrigno della memoria Giuseppe Radice? Tanti bei mazzetti di fiori, i fior della semplicità, raccolti sulle prode erbose e tra le spighe di grano, e ancora erbe, uccellini, odori, profumi, colori, sfumature e suoni, che si concretizzano nei termini e nelle coloriture intraducibili dal dialetto locale, usato con padronanza e maestria. Nella seconda parte del suo lavoro, come già detto il professor Carugati, l'autore ha letteralmente arato il campo delle tradizioni popolari, compiendo una minuziosa ricerca su diversi aspetti economici, sociali, linguistici e religiosi del vecchio borgo saronnese. Per la parte illustrativa e iconografica si è affidato a numerose opere di artisti di Saronno, insieme a un sostanzioso e originale repertorio fotografico d'archivio. Per concludere, in questo lavoro è avvenuto con successo non soltanto il recupero del ricordo, l'autore vi ha espresso anche l'esigenza di ritrovare nei rapporti umani le basi della tradizione, ossia la socialità, il sostegno e la condivisione,
tutte quelle caratteristiche umane che appaiono presenti nel mondo contadino di una volta, a dispetto del basso tenore di vita, delle ristrettezze, del sacrificio e della povertà. In aggiunta, in queste poesie di Giuseppe Radice si può cogliere il richiamo ai valori di una vita con il carattere di maggior semplicità, spontaneità e naturalezza, in un percorso ritroso di ritorno nei campi. Credo che Giuseppe Radice si meriti a buon diritto, in dono e ricompensa dalla campagna saronese, un bel non ti scordar di me. Fiorellino umile, ma dal nome simbolico ben augurali. Questo per tutto il lavoro sulla memoria che ha tenacemente condotto fino ad oggi. Un lavoro sempre sincero e vissuto in prima persona, tra molte gioie e tanto impegno. A ciò si unisce l'augurio, ma è più una certezza, che il suo nuovo libro, già ad oggi apprezzato, contribuisca a suscitare nel lettore l'esigenza di non scordare mai le proprie origini. Infatti, il preservare le tradizioni permette di non essere precari nei propri luoghi e fa possedere la vitalità della pianta e delle erbe che hanno radici solide e profonde e possono sempre rifiorire nel vasto campo del mondo. Grazie a Enrica Rossi per questo percorso storico della vita dei campi, dei contadini. Ci ha fatto capire come i contadini erano innamorati del proprio pezzo di terra, terra secca, terra argillosa, eppure erano davvero molto attaccati. Complimenti alla prof anche per la perfetta, come si può dire, pronuncia dialettale sulla sponda del caret. Ecco, davvero. E davvero bisogna dire che Alessandro Carugati ed Enrica Rossi ci hanno descritto non solo il libro, ma ci hanno fatto capire davvero l'importanza e la preziosità di quanto sta in quel libro. Però noi ora siamo ansiosi di ascoltare l'autore, Giuseppe Radice. Ginocchio bolso, però questo penso mi consente in ogni caso di essere qui dinanzi al microfono. Si sente? No. Un grossissimo ringraziamento ai due relatori, perché grande, perché veramente non mi merito tutto quello che loro hanno detto. Anzi, hanno parlato con la lente di ingrandimento. È vero che ho scritto i libri che sono stati citati, almeno numericamente citati, alcuni anche esplicitamente citati. Però non è il numero che determina la valenza e i contenuti. Sono gli stessi contenuti che sono alla mercé della verifica di chi legge. 32 è un gran numero, quest'ultimo porta 408 pagine, non è poco, però non è anche in questo caso lo spessore del libro che determina la sostanza del libro. Io mi auguro che possa essere apprezzato da voi, ci ho messa tutta. Anzi, mi sono per l'ennesima volta consumato, in questi ultimi due anni io vedo il signor sindaco che sta facendo così, stai attento di andare in depressione, anzi l'ho sfiorata, se non addirittura sono entrato con la testa. Dico sempre, questo è l'ultimo libro, ma penso veramente di dover tirare i remi in barca, perché se continuo di questo passo, veramente non sono sulla strada giusta. Non ci siamo sentiti noi tre, tant'è che io avevo preparato uno schema di intervento
che mi è stato letteralmente bruciato dai due relatori, perché io dovrei ripetermi e questo non lo voglio fare. Voglio invece integrare, attraverso il mio intervento, quello che loro hanno detto, solo per dire che c'è anche una appendice nello schema del libro, un'appendice che è relativa a tre concittadini che hanno a suo tempo preparato delle tesi, ve le cito: Angelina Bienati, Confessioni di una contadina operaia saronese, autrice Eliana Colombo, che è qui presente questa sera, mi sembrava interessante ed era una tesina presentata all'Università Cattolica e io ho ritenuto di doverla mettere in appendice perché è molto interessante. C'è da ricordare che a suo tempo, cioè negli anni 40, 50 e 60, perché l'epoca contadina Saronno è durata fino ai margini degli anni 50, c'era il doppio ruolo del contadino e dell'operaio, cioè chi faceva la doppia giornata al mattino fino alle 8, poi andava allo stabilimento, poi di sera rientrava alle 5 e faceva la giornata fin quando non c'era più il sole, si fa per dire, fin quando calava il sole. E Eliana Colombo ha voluto intervistare questa Angelina Bienati mettendo sulla tesina un testo tutto in dialetto, un po' originale, un po' particolare, e siccome questo è un libro tutto dialettale, mi è piaciuto e ho voluto inserirla. La seconda è di Maria Antonietta Colombo e il titolo è L'evoluzione della corte pluriaziendale nel Saronnese. Praticamente ha trattato la Colombara, ormai la Colombara stravolta, non esiste più la civiltà contadina tipica. Ormai la Colombara non è più quella di una volta, però noi attraverso questo volume in appendice andiamo a riscoprire quella che è stata appunto la Colombara. Poi ci sono due contributi, il terzo è Alessandro Merlotti che tratta della gelsibachicoltura, cioè la coltivazione del bacco da seta, e circa i contratti colonici. Questa era per integrare quanto hanno detto i due relatori. C'è anche un'altra parte che non è stata citata prima, e sono i proverbi del contadino e le parole del contadino. A metà libro circa troverete i proverbi, sono circa 500, un'immensità, ho fatto delle ricerche e ne ho scoperti in ambito lombardo, in ambito nostro milanese, ho scoperto questi proverbi e ho voluto dare sotto, a margine di questi proverbi, anche la versione in lingua, cioè in italiano, in modo tale che chi non delle nostre parti è nelle condizioni di poter avere la diretta traduzione, quindi poter comprendere e capire. Così anche le parole del contadino, una sorta di dizionarietto che è una, come posso dire, una specie di suoni onomatopeici, perché le parole del contadino, per chi l'ha sentito parlare o avuto contatti diretti, veramente c'è da spaventarsi. Sono andato a pescare proprio queste parole che sono ostrogoto e non sono sicuramente parole della nostra lingua. E anche qui c'è la traduzione diretta in lingua italiana. C'è un altro capitolo che riguarda le curiosità della vita contadina e tra le altre ci sono due paginette, poi andrete a vederlo, che parlano del maltempo nei gesti degli animali. Ecco, noi troveremo delle novità, naturalmente.
ma sono cose interessanti e anche gli animali sanno parlare in questo modo e nel loro modo, sanno dirci quando arriverà il maltempo e come e perché si muove in un certo modo piuttosto che in un altro. Ma dal momento che si è già speso parecchio tempo nei vari interventi, lasciatemi dire almeno due parole sui ringraziamenti. Il primo ringraziamento va senz'altro alla Cooperativa Culturale Agricola di Cassina Ferrara, la quale ha dato il logo al libro e ha anche sostenuto l'iniziativa di aiutare le due associazioni benefiche che noi prima abbiamo citato. Non so se in sala c'è il presidente Massimo Galli. C'è, ecco, mi dicono che c'è. Ecco, mi è doveroso ringraziarlo insieme alla sua società, perché è stata contattata e non ha perso tempo nell'aderire all'iniziativa. Ringraziamento va all'amministrazione civica, perché anche lei ha supportato non solo il programma che qui vedete in cartellone, che si suddivide in tre parti, ma anche la mia iniziativa. E ringrazio anche soprattutto il signor sindaco che qui presente in prima persona, e significa che solidarizza col sottoscritto quanto si sta facendo a favore delle due associazioni. Ringrazio gli sponsor, poi dopo non ringrazio più nessuno, se non tutti voi che avete esattamente riempito l'intera sala. Vedo che non c'è più posto, la cosa mi fa molto piacere, che significa che forse il dialetto non è poi tanto tramontato come molti dicono. Penso di aver esaurito i ringraziamenti e se ho dimenticato qualcuno chiedo scusa, chiedo venia, poi correrò i ripari. Comunque io nel tutti metto dentro veramente tutti. Sono convinto di un'altra cosa, che probabilmente voi siete venuti per ascoltare in diretta la lettura di qualche mia poesia. Ecco, sono 215 le poesie che sono pubblicate nel volume che avete tra le mani, cioè Ritorno nei campi. Non sono poche. Alcune sono state estrapolate da una trilogia, Le foglie del tempo, I solchi del passato, Colori d'autunno, da una mia trilogia, e sono circa una quarantina, che ho, siccome trattano della vita contadina, non potevo lasciarle fuori e le ho recuperate. Le altre invece sono frutto di ispirazioni momentanee, e come tutti fanno, almeno a me capita così, quando mi viene l'ispirazione su qualcosa, prendo un foglio, scrivo la poesia, me la metto via. Poi quando c'è lo start che parte e c'è un progetto ben definito, vado a raccogliere il materiale e vado ad assemblare, in questo caso, in un libro che in verità mi sono poi spaventato, comporta 408 pagine. Le poesie. Io non ne ho scelte tante, vi dico subito, non vi voglio tediare, anche perché mi pare che si sta facendo ora tarda, non è tarda. Vabbè. Comunque io ho pensato di proporvi la lettura di qualche poesia. La campagna esiste da sempre, ecco perché io ho voluto definirla antica. Perché è un qualcosa che abbiamo tra le mani, ma penso che più antica della campagna non ci sia niente. No,
parlo di cose che appartengono ancora al nostro mondo. Oggi ci siamo accorti che attraverso gli interventi nel tempo, negli anni, questa campagna l'abbiamo praticamente persa, sto parlando di Saronno, però la colpa non è di nessuno, praticamente non c'è più, almeno nostra no di sicuro, non di sicuro del sindaco qui presente, e stavo dicendo l'apertura del volume apre con una poesia dal titolo Campagna Antica. Campagna Antica. Una stravela la me porta là, della campagna antica, binari de caret, runget, pulina de caval, segnavano un sentè con l'erba cavalina. Insieme a una spianata di furment, bacchè de furmentum mis lì come sudà per fa parada. E intorno un'allegria di uselit, una canturia senza gran pretese, la medigava al cuore di chi passava a preu di cavedani. Tra terra e pra, in una brancata de buschet, uggì de camemela, feu de menta, ma giustrit bei rus. Balit colur carbun per far l'incoste, fiurciar da sfreguià per far saun. E pacialac bei dus, suri rubin, da metti in buca uno a un come sciris. Quadre quadre d'una campagna antica, fada de profumit, da lieta fina, che si respira più in di noster ca. Sem vignu grand, gen più la compagnia di rubetit, della semplicità. Gen dos l'infes di strat che portano al progress. La rogna d'un mutur che scepa il co. Sogni del dì e de noce, de vesme la formiga che va pentera in ascendré senza impediment, senza premura per la campagna antica a visità la ca di paesà. Dimenticavo di dirvi che per aiutare il lettore, perché non tutti sono sarunat, no? E non tutti masticano il dialetto, a margine, controllate, c'è il commento anche in chiosa della poesia, per cui aiuta il lettore appunto a comprendere meglio il senso della poesia. La seconda poesia che vi vorrei proporre me l'aveva suggerita, almeno nell'ispirazione, il compianto Monsignor Piero Zerbi, il quale all'epoca mi disse: ma tu lo sai che al tempo dell'assunta a Saronno, nei 3 giorni che precedevano l'assunta, i paesani facevano, i contadini, le processioni per i campi, per le stradine. E lì si adunavano in piazza, percorrevano il vialone del santuario, passavano dinanzi al santuario e poi andavano per i campi, per le stradine. E noi a Saronno abbiamo dei segni, vedi ad esempio Cassina Ferrara, delle croci, eccetera, eccetera. No, non lo sapevo, ecco, lui me l'aveva detta. E allora questa cosa l'ho tradotta in poesia. Perché andavano per i campi con tanto di benedizione? Era da buon auspicio per il raccolto. E così si chiamava i 3D di Litani, cioè della preghiera. In di 3D che porta l'Ascensione, i paesani facevano la nuena. Andavano tutti in fiera in processione per i campagni, tamme e spiano una pena. Per dirla fino in fondo la verità, pregavano la Madonna e il nostro Signore per far venire raccolti in quantità. In sulla strada era gran fervore, da Piazza Grande fino al Santuario
erano già in piedi alle 5 della mattina, appunto sui litani. Poi dal prevost, fra i sud della campagna, arrivava tanto dede di dicevo, ed era desperà in dalla cucagna. Un'altra poesia che ha esattamente 5 protagonisti. Contadino, cavallo, aratro, erpice e rullo. Vale a dire il dialetto, il paesano, il cavallo, la scinoria, la rapega e il burlone. E anche il titolo che ho assegnato a questa poesia presenta un suono onomatopeico, cioè una cosa dell'altro mondo. Indrerà, in italiano vuol dire stanno arando, oppure arano, come prima si accennava alla poesia del Pasco. Indrerà. La terra si colora di marun, di sotto al puntirò della scinoria. All'è un'antica storia dei cavalli e bœu che voltano in del sul furcà de rue, che fuma in la mattina. Tirà penel la piana de la parfuma d'udur de camp e tenera aradura. Fan festa gli uselit che saltano sui sumens scondi dalla rapega e dal burlun. Nanca un spoventa passar fa più pagura in mezzo alla campagna che fiorisce insieme al principi della natura. Il risveglio, la pagina, io ho qui la bozza, mi dispiace, ecco, no, la prossima è pagina 132. Adesso vi voglio proporre la cantoria nel risveglio degli uccelli, così come l'ho sentita io, l'ho vissuta io un giorno, mai successo, eppure ho vissuto quel giorno sentendo il primo risveglio, poi sempre più alto, cioè la cantoria degli uccelli, che in dialetto viene chiamata Ucipi di Uselit, cioè il bisbiglio degli uccelli. Ho cercato di cogliere qualche voce, di rubare qualche voce a questi uccelli e l'ho messa nella poesia. Non so se sono riuscito o meno, ve lo direte voi. Ucipi di Uselit, le minga noce, le damo no mattina, la luz la fa fatica ogni feu, la dre di pian che buffa l'aria fina. Comincia il concertin di Uselì tracciare scur e in gris diamantà. Zip, chip, pit, prit, piripit. Un'orchestrina dulce, un bel cipì, che la disseda i geni del soliciano. Uzei venu dal ciel me angiarit. Trill morbid, dulce, trill sec, trill ben surti, naus, trius, desvus, cemvus. Saluden tutti stel chi indre dormi. Se sveglia l'alba dal mantello usent, la base al cielo, la luna paciarota, che la colore intorno al firmament. Soti l'ensù, pian pian ven fuori al dì. Se lava e se vestisco gli uselit, cip, zip, pit, prit, piripit. Se sciara l'or, sciarissa in campagna, la terra e i prari torna a colorare con l'orizzonte che tira fuori in montagna. Se dervano i persiani in quei cammini, comincia il rumore, comincia il dì. Se sento il caragnà d'un fiume, a uno ormai in impetucci, lui sul lac al fuoco della cucina,
la petenada in strada di Jalmich. Garis un quai gelage de suratech, che fatta serdi concert di useli. Maleco la ritorna in diurech. Zip, chip, pit, rit, in pit. Questo è il parlare e il dire degli uccelli. Chissà cosa avranno detto. Nel segno del progresso, voi pensate che fino a qualche primi del secolo si sgranava il Gran Turco a mano e si spaccavano le mani, no? Poi a un certo punto, meno male che qualcuno ha pensato di restare qualcosa, e allora è giunta la trebbiatrice. Era la fine del mondo. In dialetto, come viene chiamata, la macchina dei batti. Ecco, la prossima poesia che vi propongo è La macchina del batti. Tutto il progresso, partire al paesano la risparmia fatica e gran futuro. La dismettù di lavorare continua a sgranaggiò montagne di formentone. Fra una pensata e l'altra, un code mat all'arrivare una splendida invenzione. E salta fuori la macchina de bat, una sbranaleva a cingole e buton. In del cortile, quando arrivava lei, agheran pandemoni de fieu, fracas d'inferno e us da gibilè. I gran finivan tutti in di granè, con ti sapien grandava il paesan a puttacà con te i sodanè. Ecco, questo era il modo. Il senso del progresso. Gli Ios della Madonna, cosa sono? Sono quei fiorellini di campo che al giungere della primavera, come coriandoli, di colore bianco celeste, fioriscono in mezzo ai prati, in mezzo ai giardini, e lungo le carreggiate dei sentieri di campagna. Ma qui c'è qualcosa di diverso. E andate voi a scoprire che cosa. Soprattutto questi fiori, se si dà un'occhiata profonda, crescono vicino, attenzione che parolaccia che vi dico, alla peverascia, cioè è una graminacea che si sviluppa sostanzialmente vicino alle carreggiate di campagna. Ios della Madonna. Un ticares del sud della mattina sparì sul fresh e il tende la ciliera. Scarliga per il campo un'usadina. De cul e salta fuori la primavera. In sui rubin, cinguette passarit riscalden l'aria fresca e celestina. Sin disse da età meglianzari scurassa per il cielo in allegria. Sbocciano i fiori, cermoia a vita nuova, ul mund a se vestis d'ogni color, a risentè le tutta una viola, che la temeta d'os un po' d'amore. Là per i pra ed entri in di giardit, si tenerì sul cuor per una donna. Con tanti fior e mille margherite spunta fra i preus gli oes della Madonna. Bianca e celeste, color di gioventù, color di anno lontano che sgura via, che si scondì e ormai ritorna più. Si sempre quei, usit, senza abusia. In tanti primavera che gli è passata, sono come un vecchio quattato di nostalgia. Ma quando sti occhi fioriscono in di pra, mi senti a mon fieu, un paio di prima. Facendo una sorta di panorama, a
attraverso i miei occhi mi sono accorto prima dei ringraziamenti di aver dimenticato uno, che se molto probabilmente no, nel citarlo mi tirerà domani o dopo ancora le orecchie, perché lui o loro non ci tengono. Sono coloro che hanno voluto mettere a disposizione, a loro spese, la disponibilità di questo salone, e voglio alludere sia al direttore, i nomi non li faccio, però i ruoli sì, direttore e presidente della FOCIS. Tante grazie. E mi congedo da voi con un'ultima poesia che è dedicata a un monumento. Prima è stata citata dal professor Carugati e dalla professoressa Rossi, questa cascina, una cascina che grazie a tutta l'amministrazione civica di sempre è stata salvata dalle ruspe e dal piccone. E voglio alludere alla Villuccia. Chi passa in via Bergamo al civico numero 18 nota un cancellone sempre aperto, due pilastri, due capitelli con sotto due scritte, l'una per parte. Cascina Cristina fu costruita nel 1875 dai marchesi Stampa Soncino e assegnata ai contadini che lavoravano i terreni per conto loro. Poi frazionatamente è stata ceduta agli stessi contadini quando smisero di lavorare la terra per conto di questo padrone. È un esempio di archeologia contadina. Una cascina, come prima dicevo, sopravvissuta alle ruspe e che mi ha visto protagonista nella mia gioventù, nella mia fanciullezza, protagonista nel farne di tutti i colori insieme a quei ragazzi che nel rione, io abitavo in quella zona, no, giocavano e scorazzavano avanti e indietro a piedi nudi, perché d'estate non si circolava con le scarpe, ma si andava a piedi nudi. Bene, a Saronno io l'ho voluta definire come il Duomo per eccellenza delle nostre parti. È la Villuccia. E con questa io vi ringrazio vi saluto e chiedo scusa se vi ho tediato molto, perché penso di averlo fatto. La Villuccia. La trangiore castrash, più ti di, pien de sgorbi e mes de renà, mo però, tra stempedo un matì come un cer, che vadrei consumà. Più ti dice che adesso catì a sbassà un tonegar firon, i tostal, un de suri finil, ciù de viada e de furmentun. Quan sarà veramente proprio sci, vegnerà una gran rivoluzione. Quanta gente è cresciuta in terchi? O Villuccia, o cade paesani, pensa un po', a monò di capì che a Saron, da se don de mia. Grazie ancora all'autore, credo che aggiungere qualcosa alle parole di Giuseppe Radice sarebbe un delitto. Comunque, siccome ha ringraziato così cordialmente, con tanta stima e affetto, l'amministrazione comunale nella persona del sindaco Luciano Porro, io gli chiederei, lo vorrei qui per un saluto, per due parole da parte del sindaco. A questo punto credo che si debba dire pochissimo, perché molto è già stato detto. Giuseppe, hai visto quanta gente? Sai perché sono qui?
perché ti stimano e ti vogliono bene. E una persona come te, che sei, anche se hai il ginocchio borso, ma di solito si dice che il ginocchio borso ce l'hanno i cavalli, tu sei un cavallo di razza, ginocchio borso, però possiamo dire ancora che sei una persona e sei sempre stato una persona in gamba. Per come la conosco io, credo, per come l'abbiamo conosciuto noi, Giuseppe, che lei è un Sarnat, sei una persona schietta, sincera, una persona che guarda in faccia, negli occhi, e che quando deve dire qualcosa te lo dice dritto. Giuseppe questa sera ci ha un po' emozionato, perché ci ha trasmesso, anche grazie alle introduzioni dei professori Alessandro Carugatti e Enrico Rossi, si è trasmesso le emozioni e la nostalgia del tempo che fu. Io sono nato dopo di te, però qualcosa ancora mi ricordo, sono del 56, mi ricordo che da bambino andavo a giocare nei campi con i miei amici, i miei coetanei, e c'erano ancora i carretti, c'erano ancora i campi, si vedevano ancora il papà e il Fiordalisi, e si vedevano tante cose che tu questa sera ci hai raccontato. Allora la nostalgia del tempo che fu, attraverso i suoni, i colori, attraverso il duro lavoro dei paesani nei campi, attraverso la fatica, il sudore della povera gente. Sono poi le povere, è la povera gente che scrive la storia, non sono i potenti, almeno così penso io. E tu questa sera ci hai trasmesso questo spaccato di vita saronnese dei tempi che furono. Il manifesto incomincia con C'era una volta, una bella storia, una bella fiaba, quella che ci hai raccontato, ma che tu hai vissuto, quindi è una storia vera, fatta di fatica, di sudore, e tutte le fiabe finiscono con E vissero felici e contenti. Io mi auguro che anche attraverso questi momenti così tremolati che stiamo vivendo si riesca a trovare la fiducia e la speranza per continuare a sudare, a far fatica, a prendersi ognuno le nostre responsabilità per guardare avanti e per cercare di venire fuori, e sperare di vivere felici e contenti un domani, perché siamo sicuri che ne verremo fuori. Ma ognuno deve sudare, deve fare la sua parte ed essere quello che tu ci insegni ad essere, una persona onesta, una persona schietta, semplice, in gamba, nonostante il ginocchio borso. Grazie Giuseppe. Grazie al sindaco per le sue belle parole, commoventi anche, e piene di simpatia. Siamo quasi al termine, abbiamo detto che avremmo ricordato appunto quel C'era una volta a cui ha fatto un breve cenno il sindaco poco fa. C'era una volta agricoltura e campagna a Saronno, e ci sarà una mostra sulla vita contadina nel saronnese tra 800 e 900. Sarà dal 19 ottobre al 3 novembre alla Sala Nevera di Casa Morandi. E io sto leggendo anch'io, qui vediamo, vado a scoprire che la mostra inizierà sabato pomeriggio, con la manifestazione inizierà con un annullo postale alle ore 16 di sabato. E organizzata, votata dalla città di Saronno, dal Collegio Arcivescovile Castelli, dall'Associazione Culturale Saronnese Tramvai e dalla Società Storica Saronnese, che invitano tutti noi, l'invito è per tutti quindi ad essere presenti. Ma poi l'iniziativa, oltre, perché l'orario della mostra poi sarà tutti i giorni, poi avrete modo anche di vedere, ma da non perdere anche questo appuntamento importantissimo, è per giovedì 24 ottobre alle ore 21 presso la sala Povida di Villa Gianetti in via Roma, e ci sarà la conferenza del professor Giuseppe Nigro, l'abitazione contadina nell'alta pianura asciutta.